Una volta ero una persona diversa. Mettevo lo zucchero ovunque. Zucchero nel tè. Zucchero nel caffè. Zucchero nel latte. Ma per fortuna nella vita si cambia. Nonostante vengano sempre di più demonizzati, gli zuccheri sono fondamentali per la nostra salute. In effetti, gli zuccheri hanno due funzioni fondamentali per il nostro organismo. La prima è quella di fornirci energia immediata, mentre la seconda è quella di mettere l'energia da parte, di riserva energetica. Innanzitutto, diciamo che parlare di carboidrati e parlare di zuccheri è la stessa cosa, quindi spesso io all'inizio facevo molta confusione. In realtà sono uguali. Una distinzione invece da ricordare bene è quella tra zuccheri semplici e zuccheri complessi. I zuccheri semplici sono quelli che sentiamo dolci sul palato e sono quelli contenuti nel più comune zucchero da tavola, sciroppi, malti, insomma tutti i dolcificanti che effettivamente ci danno la dolcezza in bocca. I zuccheri complessi invece non sono dolci sul palato e sono quelli contenuti nelle farine, patate, cereali vari, orzo, eccetera eccetera. La grande differenza che sta tra gli zuccheri semplici e quelli complessi però non è la differenza del sapore in bocca, anzi, è che gli zuccheri semplici sono assimilati molto più velocemente dall'organismo e appena li ingeriamo finiscono immediatamente nel sangue. Quelli complessi invece vengono digeriti molto più lentamente e quindi hanno un indice glicemico più basso. Aspetta, ma cos'è l'indice glicemico? E la concentrazione di zucchero nel sangue. Per rimanere sempre nelle giuste quantità e mantenere l'equilibrio, ecco che entra in gioco l'insulina, proprio quell'ormone che serve a bilanciare la glicemia nel sangue e riportarla alle normali quantità. Ma che serve sapere tutte queste cose? Per imparare a mangiare bene. Dunque, gli zuccheri sono fondamentali per la nostra dieta, quindi anziché demonizzarli ed eliminarli, bisogna imparare a sceglierli bene. Se infatti consumiamo troppi zuccheri, questi non finiranno soltanto nel sangue come immediata fonte di energia, anzi si trasformeranno in riserva energetica, quindi banalmente detto ciccia. Per concludere, è bene preferire gli zuccheri complessi rispetto a quelli semplici e scegliere quindi quei prodotti che hanno un indice glicemico più basso. E aggiungerei che il cambiamento più rapido che potete fare per migliorare la vostra salute è sicuramente eliminare lo zucchero bianco da tavola. Se volete scoprire come liberarvi per sempre dello zucchero bianco, quello in assoluto più raffinato e più dannoso per la nostra salute, continuate a seguirci perché proprio nel prossimo video parlerò di tutte le alternative per liberarci per sempre dello zucchero bianco. Iscrivetevi al canale, mettete un like e al prossimo video. Ciao!